Benvenuti ad una nuova gita di itinerari. Quest'oggi siamo in Valchiavenna e siamo saliti a Fraciscio, piccola frazione montana in comune di Campo Dolcino. E guardate qui attorno, nei giorni scorsi è arrivata anche la neve e oggi sembra veramente di essere in un presepio. Fraciscio si trova ai piedi del Pizzo Stella, in una posizione defilata rispetto alla direttrice principale della Valle Spluga. Per questo ha conservato nel tempo una dimensione raccolta, autentica, quasi da altri tempi. Fraciscio ha dato i natali a Don Luigi Guanella, ora santo. E qui ci troviamo proprio all'interno della casa natale. Casa natale proprio nella stua, dove è proprio direi l'ambiente più caldo, ma caldo come famiglia, come rapporti, come incontri, con vicino lo stuin, che è una cameretta dove nasce Luigi Guanella il 19 dicembre del 1842. Bene, qui Luigi passa i suoi primi 12 anni, dove cresce, poi a 12 anni lascerà la sua amata Fraciscio per recarsi al Collegio Gallio, dove passerà 7 anni la scuola superiore e poi entrerà nel seminario diocesano di Como, dove diventerà poi sacerdote. Nel 75 andrà per 3 anni da Don Bosco e sarà salesiano. Il vescovo lo richiamerà poi in diocesi perché aveva bisogno e da lì nasce poi l'idea della fondazione delle due congregazioni più la terza laicale, congregazione dei Guanelliani, servi della carità e delle sore figlie di Santa Maria della Provvidenza. Attualmente l'opera Don Guanella è presente nei 5 continenti. Col carisma che rimane sempre intatto quello che ci ha lasciato Luigi. Dobbiamo dedicarci soprattutto alla parte fragile dell'umanità. Luigi vive il Vangelo nella dimensione, soprattutto nella carità, il buon samaritano. Viene santificato nel 2011, il 23 ottobre. In questa abitazione è stata allestita una piccola raccolta museale ed è visitabile. Sì, raccolta museale appunto ha questo scopo, che raccoglie alcuni ricordi autentici della famiglia o del Luigi stesso ed è aperta tutto l'anno con possibilità di visita su prenotazione o intesa con l'incaricato, che in questo momento sono io. Qui siamo in un'antica casa rurale dal nome altisonante, Cabardassa. Dove siamo? Siamo a Fraciscio e questo è l'edificio rurale più antico e meglio conservato di Campodolcino. Chi era il Bardassa? Bardassa è stato l'ultimo abitante di questa casa, ha vissuto qui con la sorella, entrambi non erano sposati e lui è morto nel 1969. Bardassa non è un soprannome benevolo, vuol dire una persona un po' superficiale, poco affidabile, comunque personaggio che è rimasto nella memoria di molti. Ed è stato l'ultimo proprietario, dopodiché la casa dopo alcuni anni venne comprata dalla comunità montana, che fece fare un restauro conservativo che ha fatto sì che questo edificio arrivasse fino a noi. È
tipico esempio di casa rurale a destinazione mista, cioè la parte residenziale, abitativa, che è quella dove ci troviamo noi. Vediamo l'imbocco della Pigna, che troviamo all'interno della stua, che era il locale principale dove la famiglia si raccoglieva e dove presente la Pigna, l'elemento riscaldante di tutto l'edificio. Invece alla mia destra c'è la cucina, detta Chiesa del Foc. Insieme alla stua costituisce proprio il nucleo originario di questo edificio. Ovviamente la cucina è in muratura, perché all'interno è presente un focolare, detto frigolè, dove la donna cucinava e faceva anche il formaggio, perché poi vediamo nell'edificio di fianco c'è una piccola casera dove ci sono tutti gli attrezzi che venivano utilizzati proprio per casare. Le donne praticamente facevano di tutto all'interno della casa, si occupavano di cucinare, si occupavano appunto della cura degli animali, perché poi vedremo che all'interno di questa casa c'è la parte rurale, che è costituita nei piani terra da piccole stalle e nella sezione aggiuntiva che troviamo qua dietro di un grosso fienile dove veniva conservato il fieno per il nutrimento dei capi di bestiame. Con la lana della pecora le donne poi filavano la lana, con la lana realizzavano capi d'abbigliamento e non solo, anche coperte, anche l'imbottitura di cuscini e materassi. Questa scala porta ai piani superiori? Sì, questa scala porta ai piani superiori, dove ci sono due camere da letto e un altro locale che veniva utilizzato come camera da letto o al bisogno come spazio dove poter lavorare. Infatti sopra abbiamo un telaio. La cabardassa va ammirata non qui dall'ingresso, ma dalla parte sottostante, dove c'è lo spiazzo terroso e da cui si può vedere la santella dedicata alla Madonna e la caratteristica lobbia, che è questo terrazzo in legno che veniva utilizzato per appendere e far essiccare le pannocchie. Venivano messi fiaschi di vetro con all'interno l'arnica e le altre erbe officinali che venivano usate nella medicina popolare. E sarebbe un peccato venire qui a Fraciscio e non fare una capatina qui alla Cabardassa. Sì, la Cabardassa durante il periodo estivo è aperta su prenotazione o in giorni stabiliti per le visite guidate. Allora tutti qui alla Cabardassa per respirare un po' d'aria d'altri tempi. E anche oggi non vogliamo farci sfuggire l'occasione di una bella passeggiata. Alessandra, dove possiamo andare? Oggi partiamo da Fraciscio e andiamo a Mottala, attraversiamo il fiume, quindi una passeggiata che si può fare tranquillamente in 40-50 minuti, a piedi con dei bei scarponi, altrimenti se c'è tanta neve anche con le ciaspole. Perfetto, allora andiamo che fa anche freddino. Abbiamo lasciato alle nostre spalle il paese di Fraciscio e camminiamo da circa 45 minuti. Qui siamo arrivati ai laghetti di Mottala. Esatto, siamo arrivati alla Palude del Fieno, un laghetto che è artificiale, bellissimo sia in inverno ma anche d'estate. Qui le famiglie si ritrovano dopo le passeggiate. Una passeggiata che si può fare benissimo da Campodolcino fino a qui o come quella che abbiamo fatto noi, più breve, da Fraciscio. E qui più avanti c'è anche un punto ristoro. Il sentiero è tutto ben segnalato, tutta la pista tracciata e siamo tra Mottala, Fraciscio e Gualdera, piccoli paesini ma comunque ben collegati con le piste da sci che sono vicino. Da qui ci sono anche le navette che portano gratuitamente le persone alla funicolare a Campodolcino per poi salire a sciare nella zona di Motta e di Madesimo. Oppure si può pensare anche a un giro in motoslitta, una bellissima ciaspolata, magari anche in notturna.
È stata una bellissima passeggiata, il tempo è stupendo, vi assicuro che l'aria è proprio frizzante, sì, più che frizzante. E da qua noi torniamo verso il paese di Fraciscio. E rieccoci nuovamente in paese, qui sono con Letizia dell'associazione Amici di Fraciscio e alle nostre spalle, sì, ci voleva il presepe. Sì, il presepe nasce da pochi anni in quel di Fraciscio, l'anno scorso ci siamo messi in gioco, ma abbiamo iniziato a creare queste statue dal nulla, quest'anno il lavoro è stato più facile diciamo, però abbiamo deciso di posizionarlo all'esterno. È una scommessa perché in base alle condizioni meteo le statue possono essere sommerse dalla neve, però dai, siamo contenti, è venuto bene e anche i turisti lo apprezzano. Ecco, dobbiamo dire che queste statue le avete proprio fatte voi? Sì, allora gli uomini hanno preparato la struttura in legno e poi con un'altra struttura in rete, imbottiti diciamo. Il lavoro più grosso è stato fare i visi, siamo state aiutate anche dai turisti, però dai, siamo soddisfatti appunto del lavoro svolto. Voi siete dell'associazione Amici di Fraciscio? Sì, l'associazione Amici di Fraciscio organizza varie attività sul territorio nel corso dell'anno, quindi abbiamo la Sagra di San Rocco nel mese di agosto, poi da ormai 8 anni organizziamo anche la Pizzostella Sky Race e poi abbiamo introdotto anche il presepe vivente che facciamo in Cabardassa. Adesso siamo stati fermi a causa del Covid, ma quest'anno si riparte. Quindi quando il presepe vivente? È il 29 di dicembre. Avete portato oggi tantissimi bambini per far vedere il presepe. Siamo molto contenti perché c'è stato un esponenziale aumento delle nascite negli ultimi anni a Fraciscio. Abbiamo una 15 di bambini in età tra i 5 e 0 anni e quindi molte famiglie decidono di restare. Ed eccomi tornato a Fraciscio, ma quanti bambini? Siete pronti per andare a vedere il presepe? Tutti all'assalto del presepe! Guardate quanti personaggi, quello che taglia la legna, quello che la spacca, il gerlo, voi li conoscete questi strumenti, eh? È nata la gallina, eh sì. Andiamo avanti nel giro, bambini, guardate quante statuine che ci sono ancora. Ah, ma ce n'è una anche che dorme. E in questa stanza vi assicuro che c'è un profumo buonissimo. C'è questo gruppo di amici che ogni anno porta avanti una tradizione. Come si chiama? La Mazziglia. In poche parole ci ritroviamo e facciamo il maiale come facevano i nostri nonni e lavoriamo la carne. È un modo per portare avanti le tradizioni e trovarsi tutti insieme. E chi vi ha insegnato a fare questi mestieri? Ma tra di noi qualcuno c'era un po' più esperto, però poi anche gli anziani e i primi anni che l'abbiamo fatta venivano a darci un occhio, ecco. Noi il maiale lo compriamo già macellato, ci arriva e sempre fine di novembre così ci troviamo e facciamo la mazziglia. Quindi lo sezionate, macinate la carne e poi insaccate? E dopo li lasciamo qua a fiorire, quando sono pronti li mangiamo. Facciamo salami, salamini, queste qua sono le pancette, le salsicce, i cotechini, non buttiamo via niente, ecco, proprio come una volta. Quindi avete macellato a inizio dicembre, ma vengono pronti per Natale? Qualcosa sì e qualcosa no, tipo salamini stanno andando bene, li mangeremo prima di Natale o per Natale sicuro. Ragazzi, sappiamo dove passare il Natale. Il violino di capra, il violino è inteso la gamba della capra, quindi davanti la spalletta o il galone che è quello dietro, e si diceva violino perché quando si taglia la carne si faceva tipo il movimento che si usa a suonare il violino. La lavorazione della carne viene salata, messa sotto sale per una settimana e poi viene appesa all'aria naturale. Quindi questa casa delle meraviglie è una casa molto antica? Sì, sì, è una casa del 1850 all'incirca. Seba! Ah!
Qui siamo in una delle tante stalle che troviamo qui a Fraciscio e qui siamo con Sebastiano che ha gli animali, quindi porti avanti un'antica tradizione. Io ho sempre avuto questa passione fin da bambino e una volta in tutto il paese c'erano stalle in cui si allevavano bovini, caprini, ovini e anche suini, che era la risorsa vitale di una volta. E io questa stalla era di mio nonno, è stata costruita nel 79, quindi non è una delle stalle più vecchie, però rappresenta ancora le caratteristiche di una stalla vecchia. Io in questa stalla allevo galline, anatre e conigli e ho anche 7 capre tibetane, le uso sia da carne che anche da latte. Io ho sempre avuto la passione perché mi piaceva sempre andare nelle stalle degli altri a vedere gli animali. Infatti ho scelto Agraria, e il mio indirizzo. Ho cercato di fare un piccolo proseguimento allevando questi animali e spero di poter averne altri nella mia carriera da pastore allevatore. Qua a Fraciscio di giovane sono solo proprio io che allevo capre. Quanti anni hai? 14. E se no c'è anche un altro ragazzo che anche lui ha ovini e caprini e anche suini. E siamo solo in due in tutto il paesello. Intanto il fieno che c'è alle tue spalle l'hai fatto tu quest'estate? Sì, l'ho fatto tutto io a mano nei pochi pascoli rimasti qua a Fraciscio, perché una volta qua a Fraciscio era tutto un prato, ma nessuno dopo avevano tolto tutti gli animali e la vegetazione ha fatto il suo passo e quindi gli unici prati che ci sono li falcio per fieno d'estate e lo metto tutto in stalla per l'inverno, per le capre e i conigli. E i tuoi genitori che cosa dicono di questa tua passione? Hanno visto che ho questa passione, sono uno dei pochi e quindi mi stanno dietro a darmi corda, come si dice, perché sono molto orgogliosi e gli piace che prendo questa strada. Beh, adesso che cosa c'è da fare qui in stalla? Adesso dobbiamo prendere il fieno, portarlo giù nel mangiatoio alle capre perché iniziano a veledrare, perché hanno fame. E quindi c'è ancora da lavorare. Quanto tempo ti impiega questa tua passione? Allora, io lavoro qua in stalla la sera perché alla mattina devo andare a scuola, però c'è mio papà che fa la mattina da mangiare lui e agli animali e io la sera. Però ci impieghiamo dei tre quarti d'ora in tutto più o meno a sistemare, pulire e dar da mangiare. E danno un bel da fare questi animali. Allora, grazie Sebastiano, continua così, anch'io sono molto orgoglioso di te perché porti avanti questa tradizione e non tutti lo fanno. Grazie mille, è stato un piacere avervi e buon Natale e buon anno. E qual è la statuina che vi è piaciuta di più allora? Io ho qualche idea, Non è quello là con lo slittino? Sì. Bravissimi. E abbiamo scoperto che c'è anche una filastrocca proprio di Fraciscio. Maison de Fraciscio, Pais del Donguanella, senti la rabbiosa, vedi il pizzostella, Maison la più sebella. Bravissimi. E allora suona anche il campanile e noi andiamo a vedere la cabardassa, va bene? Andiamo. Eccoci, qui siamo all'interno della cabardassa. Qua c'era la cucina e di qua c'è la stua dove ci aspetta la signora Anna. Andiamo a vedere che ci vuol far vedere qualcosa. Eccoci qua che la casa Bardassa si è animata. Buongiorno signora Anna, guardi chi le ho portato, Anna e Carola. Ciao, vi faccio vedere un po' di giochi che ho preparato per voi. Allora, questa è una bambola che usavano una volta e la chiamavano Pupola, è fatta all'interno con lana delle nostre pecore e i vestiti invece li hanno fatto le nostre nonne con i ritagli di tessuto che non usavano più. E i capelli li hanno fatti, vedi, sempre con i fili di lana. Questa è una popola appunto che le bambine ci giocavano tanto anche allora. Poi questa è una trottola, sapete com'è, cos'è una trottola? E poi questa qui è la frasella che la usavano per fare un po' di allegria. Ve ne faccio sentire solo un pezzettino perché è troppo. Ecco.
Ecco, questi sono i vostri giochi, se ci volete giocare con te la trottola. Sono un po' diversi dai giochi di adesso, vero? Sì, è vero. E poi c'è qua la trottola, che in realtà ha il filo, però non so se siamo capaci di usarla noi col filo, perché non la conosciamo, vero? Proviamo, vediamo. Vediamo di fare qualche figura. Vabbè, col filo non siamo stati capaci di usarla. Comunque funzionava più o meno così. Più o meno, insomma. Vediamo se... Secondo me se ci vedevano i nostri nonni ci squalificavano subito, eh? Allora, questa era la stua, un po' come la sala delle nostre case. E adesso invece andiamo in cucina a vedere che c'è invece il mangiare di una volta. Le nostre nonne, io me le ricordo sempre vestite tutte di nero. Cioè, lì avevano un grembiule un po' grigino, ma però tutte vestite di nero e i vestiti se li facevano loro con la lana di pecora che poi filavano e si facevano sia le maglie, i vestiti, sempre lunghi fino ai piedi, sempre vestiti di nero col suo fazzoletto, sempre. E lo scialle, questo è un po' colorato, però loro usavano proprio gli scialli neri, specialmente quando era freddo si avvolgevano dentro come... come matrone, ecco. Signora Anna, qua c'è il mangiare di una volta, un mangiare che era semplice. Eh sì, era un mangiare povero. Questa è la polenta e allora si mangiava prevalentemente polenta e latte. Come si chiamavano questi piatti di legno? Si chiamavano ciapei e c'erano solo questi perché questi li scolpivano a mano, cioè li intagliavano. Voi bambini avete già mangiato polenta e latte? Sì. Vi piace? Più o meno. Com'era il Natale una volta? Si andava alla messa di mezzanotte tutti, poi quando si tornava a casa si aprivano quei pochissimi regali che c'erano, mandarini, frutta secca, insomma c'era poco. Poi forse una bambola di petta, forse sì, e qualcosa per i maschi. E poi si mangiava la carne secca. Tutti in famiglia, era una tradizione. Questo era il mangiare di una volta, adesso andiamo invece a vedere il mangiare dei giorni nostri. Allora, grazie Carola, grazie Anna, grazie signora Anna e andiamo a vedere la trattoria. E qui fuori da Cabardassa c'è anche una slitta che è enorme. Bambini, chissà se è quella che usa Babbo Natale. E io mi trovo nella tipica trattoria di paese. Ciao Fabio. Ciao a tutti. Ciao, sono Fabio, con la mia famiglia gestisco questo ristorante dal 1989 e cuciniamo tutti i piatti tipici della Valchiavenna. Ecco, qui dicevi in questa bellissima sala, una volta era una stalla. Sì, questo locale qui è stato aperto nel 1958 dalla famiglia Levi di Fraciscio. C'era l'altro locale dove c'è il bar e poi avevano delle pensioncine. E poi più tardi hanno aperto questo locale che era adibito a stalla delle mucche. Sotto il mio naso ci sono alcuni dei vostri piatti tipici. Partiamo dal primo piatto. Allora, questo sono i pizzoccheri bianchi della Valchiavenna, tipico proprio della nostra valle. Allora, questo qui è un impasto fatto con la farina bianca, si impastano col latte, col pane grattugiato, si salano, poi si impastano con latte e con l'acqua. Quando l'acqua bolle si mettono i pizzoccheri uno alla volta, tutti a mano, si aggiungono le patate, metti una pentola con burro fuso, con l'aglio e la salvia, quando l'aglio è bello dorato è pronto, formaggio locale ed è tipico, la magnocca con del bitto, si fanno degli strati di pizzoccheri, strati di formaggio e alla fine si versa sopra il burro fuso, quando l'aglio è bello dorato si versa sopra, una bella mischiata e il piatto è pronto.
E poi abbiamo il secondo con l'immancabile polenta. Questo qua è un altro piatto tipico, molto molto richiesto, sulla polenta taragna con le costine di maiale al forno, che noi abbiamo iniziato a cucinare la mia famiglia, e di cui anche questo piatto è molto molto richiesto. Buon appetito e venite alla Genzianella che vi faremo assaggiare i nostri piatti tipici, vi accogliamo a braccia aperte. Guarda che arriva anche Ale. Eccoci qua. Ciao. Eccoci riuniti qui alla trattoria per concludere la nostra giornata. E allora vi invito a venire a Fraciscio, in questo piccolo presepe della Valle Spluga, ad assaggiare i prodotti tipici e ammirare le bellezze naturalistiche. Quindi per tutte le informazioni mi raccomando sul sito valchiavenna.com, Valchiavenna Bike, e anche sui nostri social Facebook e Instagram. Scusate. Qui vedo che ci sono già pronti dei bicchieri pieni, ma mancherebbe forse il dolce per festeggiare. Ecco qui, come per magia, guardate cosa arriva. Una splendida torta. Che torta è? È una crostata di grano saraceno con la marmellata di mirtille. È un dolce tipico nostro tradizionale ed è anche natalizio, siccome mettiamo anche la cannella. I mirtilli sono quelli che raccogliamo nei nostri boschi d'estate e li conserviamo per l'inverno. Allora, abbiamo tutto l'occorrente per festeggiare a dovere. Eccoli qui, quanta bella gente, ci siamo tutti e a questo punto vi auguriamo un buon Natale, un buon anno e tante belle escursioni per il 2023. Ciao a tutti, auguri!